Milani era fascista, c'è gente anche laureata in pedagogia che lo dice. Bisogna tenerlo sempre con noi vicino al cuore, Don Milani, fascista. Accinghiatemi dentro ai bimbi, dice che dava. Compagni! Compagni! Bisogna dirle chiaro e tondo che quello Don Milani sotto la tuta carina, quello là aveva la camicia rossa, Don Milani era comunista come noi. Compagni, la rivoluzione sta arrivando! La sento, sì, la sento benissimo, la sento, mi dica. Se, tagli. Ha chiamato la chiesa, lo vuole 240 milioni per le scuole? Sì, dia. Ha chiamato chi? Presidi, collettivi, vogliono 50 milioni per le scuole pubbliche. No, riattacco, vado a mangiare un cornetto. Buonasera, arrivederla, grazie carissima. Compagni, sta arrivando, quella è la rivoluzione, arriva! Compagni, non lo sentite tu? Il malessere, compagni, la rivoluzione poggia sul malessere, quello Don Milani. Quello andava poi poveri, quello era come noi, compagni. Oh, guarda, sento vicino al cuore una croce celtica e sopra stampata la faccia di Lorenzo Milani con la sua scuola monarchica. Ce l'ho qui nel cuore che mi preme nel petto. Basta la mancanza di rispetto dei giovani, basta questi alunni che fanno dei loro genitori quello che vogliono. Bisogna ripartire dal Don Milani, questa è la cosa vera, questo è quello che bisogna fare, tremolo il cuore. Perché scegliere la figura di Don Milani per ragionare sull'Italia di oggi? Perché per due motivi. Uno, perché c'è bisogno di esempi radicali proprio. E Don Milani probabilmente insieme a Pasolini è uno dei... lui diceva le bombe che ho messo sotto il culo dei miei nemici continueranno a esplodere per i prossimi 100 anni, è vero. Solo che invece di esplodere solo sotto il culo dei suoi nemici, anche sotto il culo dei suoi estimatori, noi compresi. Perché uno dei motivi per cui scegliamo qualcosa su cui fare gli spettacoli è per riportare a galla degli esempi, da una parte, dall'altra però degli esempi che ci squassano pure a noi, che non ci lasciano tranquilli e sicuri. Quanto però è forte la carenza di informazione mediatica su questo tipo di discorsi e quanto uno spettacolo, tra virgolette, può sanare il deficit sia di conoscenza che di informazione che di... Uno spettacolo non lo può sanare questo deficit, perché è un fatto di numeri, di quantità, non lo può sanare in nessun caso, neanche un colossal tipo Notre Dame de Paris fatto su Don Milani, non lo può sanare. Quello è lo spazio che dovrebbe avere nella società contemporanea la televisione. È vero questo. Delle molte cose discutibili dette da Baricco, quello è vero. Cioè, la televisione dovrebbe essere lo spazio in cui si parla alle 8:30 di sera di Don Milani per 4 ore senza pubblicità, seriamente, per settimane. E da questo punto di vista tu pensi al tuo lavoro come a una sorta di testimonianza? Come invece un solo prodotto artistico? No, non è. Con la sua valenza, come... Allora, prodotto artistico il nostro lavoro non vuole esserlo, perché noi siamo convinti che non... è proprio uno dei motivi per cui ci sono così tanti spettacoli brutti, ci permettiamo di dirlo in maniera così banale, ma è la realtà, è proprio quello di pensare il teatro come... gli spettacoli come un prodotto artistico. Ma non è il problema del prodotto, è il problema dell'oggetto estetico. Il teatro non è un oggetto estetico, in nessun caso e mai, nemmeno un teatro di Bob Wilson è un oggetto estetico. Il teatro è un evento, è una cosa che accade, è una cosa diversa. Questo lo rende diverso insieme alle altre, le arti performative, da tutte le altre arti, va guardato così. Quindi a noi il prodotto artistico non interessa, perché non è così. A noi interessa una testimonianza in cui però siamo in bilico, noi stessi, nel farlo. E rispetto a questo, l'ultima domanda, tu nel tuo spettacolo a un certo punto accenni, per così dire, al bordo assai sottile fra narrazione e invece, diciamo, azione teatrale, passami il concetto, anche se ovviamente è semplificatorio. Rispetto a questo, dove tu comunque una parte ampia dello spettacolo leggi una lettera, seppur drammatizzata, no? Il cuore del tuo spettacolo è un episodio epistolare che viene letto tal quale. Rispetto a questo, tu
come descriveresti il tuo prodotto, il tuo evento, ecco, diciamo così. Allora, con Norma Angelini, con cui abbiamo messo su questa roba qua, noi abbiamo un problema nel fare le cose, che riusciamo a parlare degli spettacoli dopo almeno una quarantina di repliche, perché proprio nell'ottica del disequilibrio in cui cerchiamo di essere nel portare una testimonianza, quindi dell'essere in pericolo noi insieme agli spettatori, il che ci rende sullo stesso piano nel portare figure come Don Milani, come Buttitta, come Lampedusa, l'immigrazione, eccetera, o come Eutelia, che sarà il prossimo spettacolo che andremo a fare l'anno prossimo in coproduzione con Kilowatt. Facciamo fatica a parlarne, perché ci lasciamo nello spettacolo, anche in questo spettacolo ci sono almeno 20 minuti che sono completamente improvvisati. Completamente improvvisati. Cioè, non c'è né una traccia, né un indirizzo, né una cosa eccetera. C'è un nucleo centrale forte, che è la lettera, il resto è proprio la parte finale, che è strutturata, e poi ci sono quei 20 minuti in due monologhi diversi che sono completamente improvvisati. E lì ci si orienta rispetto a quello che accade nel mondo, a quello che alle persone che si hanno davanti. Quindi non saprei rispondere, ma credo neanche Norma saprebbe rispondere, su come descriverei questo evento qua. Altri spettacoli di cui 40 leggi abbiamo fatte saremmo in grado. Questo ancora non lo so, non lo saprei proprio dire, non lo so. È bene non sapere, appunto. È bene non sapere. È benissimo non sapere, però anche non fare finta fare finta di essere umili, finta di non sapere, insomma. Non sapere perché si ha davanti un Don Milani che invece afferma con violenza una, due, tre verità intoccabili, non so come dire. Grazie molto.